Seduti fuori nella terrazza del Brufani abbiamo con noi Mister Umbria Jazz, Carlo Pagnotta. Ogni volta ci dà qualche minuto, gli facciamo qualche domanda sul passato, sul presente e sul futuro. Vogliamo cominciare dal passato. Abbiamo una domanda per te. Quest'anno abbiamo fatto una rubrica nuova che si chiama Insiders, che è un po' quello come si fa un festival. E la domanda che vorremmo fare a te, che sei di fatto la memoria storica del festival, è questa. Che cosa è cambiato secondo te dal 1973 al 2008 nel rapporto tra la gente e il jazz, nel discorso, nel modo con cui i musicisti vivono il jazz, tu che c'eri allora e l'hai vissuto da dentro? Parli dei musicisti o del pubblico? Un po' di tutte e due, un po'. Vabbè, i musicisti purtroppo per me e per tanti certi miti sono scomparsi e quindi anche se non sono d'accordo con quelli che sostengono che il jazz è morto, perché forse se no sarebbe morta anche la musica classica, visto che Beethoven ecco. È chiaro che ci sono tanti buoni musicisti, mentre allora eravamo tutti alla ricerca degli assi americani e adesso gli assi li abbiamo anche in casa, questa è la differenza. Ieri sera ha dimostrato Stefano Bollani con Caetano Veloso quello che può fare. Ma ci sono certi ragazzi, vedo lì alle 15, gente di 15 anni, sono dei fenomeni evidentemente. Poi anche in Umbria, una volta in Umbria anche alle 15 non c'era nessuno, adesso abbiamo degli iscritti. Evidentemente abbiamo seminato e adesso vediamo di raccogliere, se non altro ne raccoglie la regione, Perugia, la musica in generale, visto che questi ragazzi, a differenza di una volta, studiano di più, su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda invece il pubblico, adesso c'è il pubblico che arriva e paga volentieri, anche se in questi momenti dobbiamo dire che, non vorrei ripetere la solita frase che dicono i politici, non arrivano alla quarta settimana, oddio, però effettivamente i prezzi non possono essere a buon mercato perché già soffriamo, gli sponsor hanno sempre meno soldi, il denaro pubblico meno soldi, meno male che noi abbiamo un pubblico che ci segue e per cui riusciamo anche a salvarci, però sul futuro ci sarà di rivedere tante cose. Senti, e per quanto riguarda la costruzione di un festival, oggi rispetto ad allora, 35 anni fa, com'è cambiato il tuo lavoro? Ma siamo un pochino più organizzati facendo parte dell'International Festival Organization, per cui ci incontriamo in America o in Europa 3 o 4 volte all'anno, per cui siamo in grado anche di scambiarci delle idee da Pori a Istanbul, da Montreux a Vienna, quindi ecco, c'è una collaborazione. Poi sai, ognuno si prende gli artisti che gli piacciono. C'è il festival che fa più jazz, il festival che ne fa meno. Noi siamo stati un po' tra gli ultimi ad arrivare a allargare un po' le vedute, ma del resto lo dimostra quest'anno i REM. Certo, il festival non è soltanto i REM, anche se l'incasso sappiamo quello che era, quello che ci auguravamo e quello che sta succedendo. Però contesto sicuramente quelli che con la puzza sotto il naso ancora vanno a dire sai non si può più chiamare Umbria Jazz, ma io direi tu domenica sera i REM non ci vai e vai a ascoltare Gil Evans, Bill Frisell o Pat Martino, c'è tanto di quel jazz che a questo punto, a un certo punto uno si sceglie. Ha detto bene chi l'ha detto e chi l'ha scritto che questo sono tre festival in uno. Concerti gratuiti, concerti delle star al Santa Giuliana e poi nei teatri e nei club sappiamo quello che succede, perché per me è una star anche Pat Martino e per me è una nuova star anche Gerard Clayton che suona la Rocca Paolina, però siccome lo merita aprirà anche per Herbie Hancock, tanto per citare uno tra i più giovani e tra i più promettenti. Senti, un'altra domanda che secondo me è abbastanza giusta. A ben vedere, dentro a Umbria Jazz, in realtà ci sono tante sottorassegne che secondo me sono frutto di fatto del tuo lavoro oggettivo. Cioè, ad ogni edizione di Umbria Jazz c'è qualche sottorassegna che raggruppa
artisti, generi, stili. Quanto di cosciente c'è in questa parte del tuo lavoro? Beh, a un certo punto mi piaceva l'idea di accostare, per esempio, al Pavone un chitarrista pomeriggio, un chitarrista no. Ecco, esatto, era questo. No, no. I pianisti, sai, ho sempre avuto un debole, e per cui dai tempi di Brad Meldau non sentivo più un pianista giovane come Gerald Clayton, che ormai è sicuramente, per me, è il miglior giovane che c'è sulla piazza. Per cui, poi sai, da buon padre, con figlio di John Clayton, quindi già è partito avvantaggiato nella carriera. Senti, adesso la classica domanda che ti facciamo ogni anno: futuro, qualche simpatica anticipazione sulla prossima edizione di Orvieto e magari anche su Umbria Jazz 2009? Vabbè, Orvieto ormai sono già cominciate le prevendite per Joao Gilberto. Ma hanno detto che poco fa hai ricevuto una telefonata da Joao direttamente da New York, è vero? Sì, infatti ha fatto il concerto il 22, io c'ero, sono ripartito il 28, convinto che fosse partito come aveva detto il 27, siamo al che giorno è? Il 13 di luglio, ancora a New York. Ha detto che parte stasera e va e torna a Rio. No, vai, con Joao non si sa mai. A me interessa che arrivi il 29, come ha detto. Poi dovrebbe ripartire il 7 di gennaio da Orvieto. Se poi riparte anche il 7 di febbraio. L'interessante è che arrivi il 29. Poi sugli extra vedremo un po'. Sono previsti tre concerti, è vero? Fa tre? 2, 3 e 4. Il 3 e il 4? Ma ci sarà ancora più Brasile, visto i 50 anni ancora, che arriva un gruppo ancora da New York. Ho capito. Claudio Roditi, per caso? Sì, Roditi c'è nel gruppo, sì. Roditi c'è. Poi c'è una cantante, c'è tutto, il gruppo penso di Luca De Fonseca. Ho riconfermato, tanto per stare alle anticipazioni, il duo di Gerald Clayton con il papà, perché l'anno scorso ha fatto dei concerti direi commoventi, ho visto dei contrabbassisti piangere, per cui queste cose vanno sicuramente confermate. Beh, indubbiamente di questa sedicesima edizione di Umbria Jazz Winter, non so se sarà la migliore della serie, beh, insomma, però ci stiamo vicini. Stiamo lavorando bene. Poi omito Joao Gilberto, basta per... E quindi sarà un'emozione. Buon lavoro, facci sempre delle splendide edizioni, torna a dirci qualche altra cosa carina le prossime volte che ti intervisteremo. Grazie di tutto. Ciao, grazie.